Buongiorno e bentrovati da Scandal. Oggi vediamo insieme come io personalmente lancio i Maverick, che può anche essere che non sia la procedura giusta, però comunque vi faccio vedere come faccio fare io. Allora, i Maverick sono questi ragazzoni sotto alle nostre ali, che si differenziano almeno a livello estetico dagli F perché hanno questa testa trasparente e la scritta laser sopra, mentre gli F, i Foxtrot ovviamente non ce l'hanno, gli Echo sono fatti così. Perdonatemi i video un po' informali, soprattutto nei video tra virgolette tutorial, nella serie Io faccio cose. Proprio perché adesso, avendo meno tempo con la ripresa, tutto eccetera, eccetera, ho sempre meno tempo, quindi ci tengo a farli, però non ho più il tempo di prima, quindi non riusciamo a fare. Dovete beccarvi questo formato un po' live, però spero non vi dispiaccia. Allora, per coloro i quali non riescono ancora a tirarli, che è la maggior parte di quelli che guarderanno questo video, io vi faccio vedere qual è, secondo me, il metodo migliore per lanciarli, poi chiaramente ognuno affinerà il proprio man mano con l'esperienza o andando a leggersi i manuali ufficiali. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è capire che il nostro, adesso decelleriamo un po' perché sennò arriviamo sotto i target troppo velocemente. I nostri Maverick sono laser e quindi hanno necessità di un disegnatore laser, no? E il disegnatore laser può essere il proprietario, quindi il nostro TGP, come in questo caso, che è qua sotto. Oppure un TGP di un nostro gregario, oppure un JTAG che diciamo ci illumini bersaglio. Comunque, hanno bisogno di sincronizzarsi con un codice su un targeting pod o su un designatore laser in genere. Come fare a fare questa cosa qua? Bene, come procedura noi generalmente facciamo master swarm, è un po' uguale a quella che abbiamo fatto sulle bombe laser sostanzialmente. Adesso chiaramente il sole non ci aiuta perché ci fa riflesso. Master swarm. Master Mode su R2Ground e clicchiamo su MAV in modo tale da averlo boxato, quindi selezionato, ma con la croce sopra perché chiaramente lui ci dice: attenzione ragazzo, io adesso sono attivo ma non posso essere lanciato perché ci sono dei problemi. E quindi verifichiamo se noi clicchiamo il Weapon Depress, qua non succede assolutamente niente, proprio perché a lui necessita di un designatore laser che gli dica dove andare sul suo codice. Quindi noi abbiamo il nostro FLIR, che è Swan, andiamo su menu Tactical e poi su FLIR. E il nostro TGP sta stupidamente guardando avanti proprio perché non gli abbiamo ancora detto nulla. Quindi la cosa che dobbiamo dirgli è dove trovare i bersagli. Bene. Come per tutti gli altri negli altri video che vedevamo, per il bersaglio o dovete fare un riconoscimento in visual se non avete waypoint, o generalmente le missioni, i target sono associati a dei waypoint, quindi diciamo io li ho messi sull'1 e basterà cliccare WPDSG, Weapon Designate, qui per riuscire a riorientare il TGP dove è il nostro waypoint, non dove sono i nostri bersagli, dove è il nostro waypoint. Infatti se noi adesso mettiamo in soil schermo di destra e il rombino ci garantisce che lo è, possiamo muoverci e andarci a cercare le nostre robine. Allora, intanto zoomiamo, anzi facciamo prima narrow e poi zoomiamo per andare a vedere se c'è della roba. Ok, ci sono degli aerei, ci sono dei carri, c'è della roba strana. Ok, diciamo che andiamo su questo elicottero qua. Vediamo, si può zoomare ancora di più? Yes! Mamma mia, sono precisissimo oggi. Ok. Allora, a questo punto noi col depress abbiamo confermato che questo è il nostro target, quello che ci interessa. Quindi noi armiamo l'LTDR e però chiaramente viene fuori che il codice non corrisponde, quindi 1688 1111. Vedete che qua è un 1111 che è quello con cui esce e vi ritroverete sempre con 1111. Per fare una cosa breve, possiamo selezionarli tutti con l'UFC e poi dire codice 1688, enter. A questo punto tutto smetterà di lampeggiare proprio perché abbiamo abbinato 1688 con 1688. Nel caso ci fosse un gregario o noi dovessimo fare altre cose, insomma, ci servono due codici laser diversi, noi cosa facciamo? Sempre con l'LTDR su ARM, andiamo su UFC, qua nel TGP a destra, LTDC e poi mettiamo, non so, un codice fortunato 2 volte 17, che se non prendiamo un cazzo è colpa sua. A questo punto ricomincerà a rompere le balle, dirà: ehi, guarda ragazzo, che adesso tu sei su 17 17, io non vedo più niente perché sono su 1688. Benissimo. Allora UFC,
qui potete mettere diversi codici, vedete, per diversi Maverick, dovesse mai servirvi. Però noi li selezioniamo tutti premendo sempre UFC, codice 1717, enter, e abbiamo anche imparato ad abbinare e a cambiare i codici con il nostro TGP e associarli con i nostri Maverick. Quindi adesso vediamo se è mirato bene, speriamo di sì. Adesso lo lanciamo, quindi portiamo in SOI lo schermo di sinistra, prima clicchiamo MAV, poi lo provo. E a questo punto vedete che la X si va a muovere coerentemente con il nostro bersaglio. Quando siamo all'interno dell'area dove lanciare, noi possiamo fare rifle, quindi dobbiamo solo essere sicuri che abbiamo L-arm là sopra, in modo tale che, ok, è armato il laser, e poi dopo lanciamo rifle. Lui chiaramente adesso, questo fa parte, vabbè, questo qua è la testa dove sta guardando, in relazione, è la testa del missile dove sta guardando. Chiaramente il missile che abbiamo lanciato sta già cercando attraverso la sua testa, questo invece è quello che è ancora a bordo, sta già cercando il bersaglio, e il nostro designatore laser sta già laserando, perché l'LTDR appare sia sopra nell'HUD che nel DDI di destra, sta già laserando il nostro bersaglio, quindi il Maverick è già puntato e a breve vedremo lo splash, se no è colpa del codice, che è sfortunato, però direi che non dovremmo avere grossi problemi. Il Maverick F ha tutte delle altre dinamiche, però diciamo che il Maverick è abbastanza intuitivo. Adesso vediamo. Ok, preso, colpito. A questo punto, che abbiamo visto come si fa a fare un target statico, adesso noi ci passiamo sopra, ma vabbè. L'unica nostra preoccupazione sarà quella di non mettere un corpo solido tra noi e il nostro target, proprio perché il laser ha necessità di arrivare fino al bersaglio. Però, al di là, adesso a noi si presenta un problema un po' più importante, quello di, dopo aver massacrato un target statico, adesso andare a rompere le balle a un target in movimento. Quindi adesso ci riposizioniamo, andiamo avanti un po' veloce, perché sennò qua facciamo le calende. E poi quando siamo abbastanza fuori dall'area, diciamo già sulle 10 miglia, ok, potremo cominciare, adesso vediamo se dobbiamo fare un riconoscimento, quindi ci aiutiamo con tutti i sistemi automatici. Dobbiamo fare un riconoscimento, ok, la pista è là, sollevo un po' l'ala perché sennò stiamo andando supersonici, incredibile. Adesso sollevo un po' l'ala e vediamo se si vede qualcosa. Ok, riportiamo in SOI lo schermo di destra, torniamo un po' indietro con lo zoom, che è importante perché sennò non riusciamo a selezionare niente, e ci andiamo a cercare i nostri target in movimento. Se non li vediamo, sarà meglio passare in CCD, vediamo se ci sono in giro. Ah, eccoli qua, guarda. Taccata. Per ancorare abbiamo bisogno di passare su point track. Per fare point track, praticamente noi dobbiamo fare due volte... la madonna, c'è l'ala. Due volte... Sì, ma basta, mi stai artigliando le palle, smettila. Dobbiamo fare due volte... sensor of interest nella direzione del DDI, quindi una e due con sensor of interest SOI a destra. Poi viriamo, ci portiamo in linea per fare esattamente poi la stessa cosa, perché una volta che l'abbiamo beccato a noi ci si risolve il problema. Andiamo verso il nostro bersaglio, entriamo nel raggio massimo d'azione dei MAV. Ok, lui è ancora bello che è ancorato lì, quindi siamo in dirittura d'arrivo. Ok, lì è la nostra pista. Riarmiamo LTDR, che ogni volta che voi sparate un MAV passerà in safe, ma questo lo faceva anche quando avevamo le bombe laser. Passiamo sullo schermo di sinistra, ok, in SOI, però vedete che rimane cage, infatti il cage, l'un cage te lo dà solo col primo, poi rimangono tutti cage. C della tastiera per fare un cage. La testa va a guardare direttamente il bersaglio che gli sta evidenziando il nostro targeting pod, e poi quando siamo in range, rifle. Teniamo premuto un po' perché
è necessario fare così. Adesso il nostro targeting pod, come prima, sta laserando, ma sta laserando su in point track, su un target in movimento. Non cambia assolutamente nulla rispetto alla procedura di prima. Però sostanzialmente ci dà la possibilità di prendere dei target in movimento, cosa che chiaramente con diversi tipi di armamento non è possibile. Questo invece lo fa. Ok? Vediamo se il nostro carmatino verrà splashato. Direi di sì. È ancora nell'ETDR, quindi sta ancora laserando. È il T-72B. È morto grazie a un Maverick Echo sparato da noi. Quindi, anche per questa volta è tutto. Guardate sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo. E ci vediamo alla prossima.